sembra un'occasione molto importante questo evento che parla proprio di profilassi nei confronti dell'influenza che verrà e che appunto penso sarà un po' impegnativa quest'anno. E la profilassi che proponiamo è una profilassi soprattutto per quanto mi riguarda in età pediatrica, quindi deve essere priva di effetti collaterali con il metodo della low dose medicine, di ottima compliance per i bambini, con un costo perfettamente in linea e poi con una velocità di azione rapida da un punto di vista terapeutico. Già sono stati fatti degli studi in questo senso che hanno confermato tutti questi obiettivi in età pediatrica. E quindi penso proprio che diciamo, lo stesso procedimento sia perfettamente attuabile, forse anche con più consapevolezza per quanto riguarda la prossima stagione. Sono contenta che anche la medicina accademica abbia mostrato questa apertura, che oltretutto per la low dose medicine è sempre più confermata da studi attuali e studi anche multicentrici nella stessa città di Roma. E quindi mi auguro che questo evento sia un'occasione proprio per un'integrazione tra una medicina naturale e la medicina convenzionale.